questo è le Grand Palais del Messaggero di inizio Novecento. Questo è il Tritone, la galleria del Tritone, e qua siamo in piena nel pieno del traffico romano, via del Tritone, eccolo qui. Laggiù c'è, in fondo c'è piazza Colonna, e qua giù in fondo c'è via del Corso, piazza di Spagna. Allora, fammi dire una cosa. Allora, io venendo qua ho sempre un ricordo eccezionale, bellissimo, perché appena venni a Roma, parlo del 1946, venni per una decina di giorni e poi dopo ritornai dove ero per ritornare di nuovo a Roma nel 1947 e stabilirmici definitivamente. Quando venni, mio padre mi portò in questo posto e io ho una memoria visiva di grande piacevolezza. Io venivo da una situazione di guerra. Ti rimembri tu, Pargoletto? Venivo dalla campagna, questi 4-5 giorni di primavera, con questo sole meraviglioso. Senza il traffico che c'è adesso. Assolutamente. Non c'era una macchina. C'erano le camionette, ricordiamocelo sempre, le camionette che facevano un servizio nettamente migliore di quello degli autobus. Le camionette Jeep Willys. Esattamente. E allora venni qui e di questa io ho ancora questa meravigliosa memoria visiva. Qui in questa strada qui in fondo c'era un ristorante che si chiamava Pisciapiano, a due passi dal Fontana di Trevi, dove si radunavano tutti i giorni giornalisti e ex combattenti, dove io, mio padre, mio zio Max mi portavano in continuazione, e io ho conosciuto un'infinità di persone che raccontavano le loro grandi avventure di battaglia, di guerra. Andiamo, approfittiamoci. E allora noi adesso andiamo a presentare, a chiedere. Noi, figli di grandi guerrieri, andiamo da continuiamo la nostra tradizione guerresca familiare. E andiamo a chiedere udienza al Papa. Al Papa. Al Papa dell'informazione. Al Papa dell'informazione. Eccolo laggiù, quello è il Parlamento. Dopo andremo laggiù, andremo alla redazione del Tempo, il 2.0. E qua c'è via del Tritone fino a piazza Barberini. Dopodiché, vai. L'ho detto io che l'esperienza non è mai sufficiente. L'esperienza non è mai sufficiente e le verifiche sono sempre sistematicamente valide. Allora noi abbiamo suonato al Messaggero e per... Lo vedi che era meglio che registravo? Si viene, lo diciamo adesso. E una guardia giurata è venuta e ci ha detto che non è possibile. No, era tutto blindato, sì. Tutto blindato, con i vetri antisfondamento, sì, i vetri antiproiettile. Cioè questa è la vicinanza della comunicazione, dell'informazione con il fatto reale sul territorio. Cioè questa è la dimensione che ha raggiunto attualmente l'opinione politica e l'opinione in generale formata, sì, attraverso l'informazione. Sì. Cioè l'informazione ormai è chiarissimo che non prende più le notizie sulla strada, ma le prende dalla velina che gli viene passata dal potere. Esattamente. Allora, ci troviamo proprio qui in un castello blindato. Allora, questo è il Messaggero. Incredibile. Il Messaggero, dove fino a poco tempo fa venivi a lamentarti delle peggio cose, lo chiamavano infatti il giornale delle serve, no? Dove c'era scritto di tutto. Allora, ripeto, è venuto una guardia. Sai, lontano, che trovi, sono scoppi, scoppi al video. La quale ci ha detto che avevo ricevuto l'ordine di non far passare nessuno e che qualsiasi messaggio doveva arrivare, qualsiasi informazione via email. Ora voi sapete perfettamente che via email uno fa quello che vuole. No, ma non le leggono proprio, gliel'ho passata l'informazione via email. Ma infatti, le cose stanno così.
Allora, questa è la libertà di stampa, cari amici. No, l'abbiamo detto già. Dovevamo venire per fare. Questi allora sono ancora peggio dei ministeri. No, sono peggio dell'Ovra. Peggio dell'Ovra, perché almeno con quelli dell'Ovra ci potevi parlare. Ti facevano cantare. Sì, soprattutto l'opera, la ITAF. Sì, ti facevano cantare con le buone o con le cattive. Qua invece non vogliono che tu canti. Siamo arrivati al paradosso in cui non vogliono che la persona canti, fra virgolette ovviamente, no? Tu sai che la Ida si fece seppellire assieme a Radames. Sì, certo. Li chiusero lì e chi si è visto dentro, si è visto. Dentro la piramide. Una scopata in più, una scopata in meno. Ma qui almeno lì, nell'Ovra, più o meno, e non è che ti dessero una donna, però chiuso eri comunque. Solo che ti facevano cantare, venivano col microfono, col grammofono venivano, ti facevano cantare. Ti saluto. Andiamo. Ti saluto, Mascherino. Aspetta. Trevi Fonten. Sì. Travis Fonten. Fontana di che noi sabato e domenica prossima andiamo proprio a Trevi. Trevi. A Trevi, ma non Trevi nel Lazio, da dove viene l'acqua vergine, esatto. Ma da Trevi nell'Umbria. Perché questa fontana si chiama di Trevi perché l'acqua vergine che la alimenta viene da Trevi, su vicino alle sorgenti dell'Aniene. Vede. Questa praticamente è acqua dei monti Lucretidi o Lucretili. Direi che è Lucretili, direi. Sì, da Lucrezio. Sì. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Quali donne fai per sparare in una casa? Giorgio, c'è uno che ha fatto la promessa di nozze. Qua. Quello là, vedi? Ha fatto, gli ha dato l'anello, eccolo là, vedi? È un happening continuo proprio. Certo. Gli ha fatto la richiesta di matrimonio. In ginocchio si era messo? Sì, in ginocchio. De più! Yes. Promise to marry. He don't know what is happening. We laughing. Stupid mistake. Io ho detto all'americano, ho detto, gli ha fatto la promessa di matrimonio, lui non sa che cazzo succederà poi. Allora, questo per dimostrare che le mete turistiche, indipendentemente dalla bellezza e della storicità dei luoghi, e queste sono sempre fisse e invalicabili, così come le religioni. Tu, una volta che hai stabilito che una religione è quella, no, tutti si incamerano. Come dicono i napoletani, piscia a letto e di che acqua fresca. È così. Cioè, tu ormai, che quando c'hai un nome, c'hai un marchio di qualunque tipo, un marchio consolidato nel tempo, il marchio vale sempre. Poi. Esattamente. E quindi faceva bene Totò in quella bellissima, con quel bellissimo sketch dove appunto vende al classico italo americano la fontana di Trevi. Questo è il fatto. Allora andiamo, progrediamo. Una quantità di cose da vedere che sono molto molto più interessanti della fontana di Trevi, dove obiettivamente la puoi vedere dove vuoi. Bene, andiamo? Ne andiamo, più gente o donne. Grande Georg, per chi non l'avesse visto, mi Giorgio. Mi ricorda qualcuno. Prendendo lì sparo 100 watt.
Poi è pulito. Il genio della lampada, va? Quindi è il figlio che facciamo delle considerazioni. Bravo! Il genio cambia, della lampada! Cambia mestiere! Voglio il desiderio? Desiderio, sì, vieni qui. Prego. Tu sei come Matteo Renzi! Matteo Renzi, il genio della lampada! Ciao! Ma ti pare che uno viene clandestino in Italia per fare il genio della lampada su un trespolo come questo? È una follia, cioè una società folle, è una società folle, demenziale, criminale, in cui la persona Ripeti non vale più un cazzo. Le considerazioni che avevi fatto prima sul fatto che la notizia loro la vogliono direttamente tramite email e non direttamente dalle persone che gliela portavano? No, direttamente dalle persone che l'hanno vissuta, non che gliela portavano. Cioè, basta, Giorgio, vabbè, dai. Cioè, siamo arrivati al paradosso, ma un paradosso assolutamente inaccettabile. Allora, in cui... un momento questi autobus, perché voglio fare una considerazione. Allora, questi autobus... che dovrebbero essere in sciopero, ma qui in centro non sono in sciopero perché c'è il turista, quindi lo sciopero vale solo per i poveri disgraziati cittadini, la classe più debole, esatto. Ovviamente che viene colpita anche da questi lanciarotti. No, dicevo, siamo al paradosso assoluto in cui la verità non deve essere conosciuta di prima mano, perché la verità di prima mano è accertabile, verificabile, non è manipolabile. Certo. E quindi occorre che la verità sia una verità personale, individuale, soggettiva, e non una verità diciamo generalista, una verità oggettiva. E soprattutto controllabile, verificabile sul luogo attraverso un'indagine o quant'altro. Eccoci arrivati alla redazione del Tempo. No, questa è la colonna Antonina, diciamolo, giusto? Dove vengono descritte le imprese, le grandi imprese dei romani. Questi, no, ma quel bello è questo. Questa è storia, scritta dagli storici e messa sul marmo, con bassorilievi sul questa marmo. È la verità vera, esatto, raccontata dai reduci delle campagne, sì. Antonine. Poi, andiamo. Poi, se è anche falsa, a noi non si frega un cazzo, per noi è vera quella. Certo, è lì, inossidabile, sulla pietra. Il contrario, fai un'altra colonna così dove dici il contrario, sei incapace. Ah, lo vedi, l'hanno pure transennato, non mi ero accorto. Hanno transennato tutto, sì, l'hanno ingabbiata. No, anche per proteggere la massa. Allora, vedi, quelle 12 colonne lì, so se già te l'ho detto, sono colonne che provengono dal Veio. Lo sapevi? No. Eccole lì. No, tu me l'avevi detto, ma io non me lo ricordo. Eccolo qua, eccolo. 12 colonne di... sono... ioniche queste, eh? Tipo ionico, non proprio ionico, sì, tipo ionico. Infatti sono del, sono del 600 avanti Cristo, e provengono dal sito archeologico etrusco del Veio, che è stato conquistato dai romani nel 394 avanti Cristo. È quella cultura. E il tempio è stato bruciato,
e le colonne poi sono state ritrovate, erano crollate, però intatte, sono state ritrovate a inizio 1800, quando hanno cominciato i francesi napoleonici a scavare a Veio, certo, perché già avevano scavato i Barberini e tutti gli altri patrizi romani, però quelli scavavano scientificamente, con delle pale un po', certo, più grandi, ma soprattutto perché... scientificamente. In ogni caso, quello che volevo dire è questo: queste colonne qui sono espressione evidentissima dell'influenza della Grecia su quell'Italia, e soprattutto su tutto il Mediterraneo, e soprattutto quell'Italia etrusca. Certo. Io rimasi veramente... Beh, gli etruschi sono stati alleati con i greci contro i cartaginesi. La battaglia che si è tenuta navale al largo del Tirreno vicino alla Sardegna, adesso non mi ricordo più, Eleusi mi pare che si chiama il posto, adesso non mi viene in mente bene, insomma c'è stata una battaglia. Eleusi è Grecia, era vicino alle coste, dove arriva il traghetto adesso, come si chiama? È uno dei porti più importanti della Sardegna, quello di fronte all'Elba praticamente. Non Porto Dores, quell'altro. Vabbè, non mi viene in mente in questo momento. Ecco, lì praticamente si è svolta questa battaglia navale fra l'alleanza etrusco-greca da una parte e i cartaginesi fenici dall'altra. E hanno vinto gli etruschi, e lì il dominio del Mediterraneo per quasi due secoli è stato loro. Allora, poi è cominciata la decadenza etrusca, e quindi gradualmente è sorta Roma. Volevo concludere quella frase che avevo iniziato, che io rimasi molto stupito quando, grazie a un'occasione particolare, facemmo io e il sottoscritto e un gruppo di altre persone, facemmo una visita dettagliata ai museo etrusco del Vaticano, Gregoriano, è sempre di Gregorio XIII, sì, anche quello del Vaticano, perché i grandi papi hanno fatto veramente grandi cose, certo, dove ma li conti sulle punte di due mani, li hanno rubato anche questi qui, ma almeno questi qui investivano in potenza, perché è vero che la grande arte è potenza, l'ultimo a dichiararlo è stato Vittorio Sgarbi. Comunque, ritorno al discorso, io non è una potenza culturale, ma è anche una potenza mediatica. Sì, mediatica e economica, diventa anche economica. lo vediamo qua, ecco. Esatto. Non a caso le grandi multinazionali hanno fatto razzia negli ultimi 30 anni dei più grandi alberghi, dei più grandi ristoranti del centro di Roma. Esattamente. E quindi oggi sono tutte in mano a grandi multinazionali della finanza di provenienza di varie provenienze. Gli scartini. Però voglio concludere che rimasi stupito grazie al fatto che quelli che ci guidarono erano degli studiosi di rango, degli strettissimi rapporti tra la Grecia arcaica e l'Etruria. Ecco, questo mi ha colpito. Anche la scrittura. Buona parte del vasellame ritrovato nelle tombe etrusche più ricche è di provenienza attica, greca. Greca, assolutamente. No, cioè, da una parte la provenienza, dall'altra l'acquisizione degli stilemi e lo stile, che è lo stesso. Così anche la scrittura. Diciamo è affine, non è uguale. La scrittura è molto vicina. Neanche quello. Beh, vabbè, certo, lo sappiamo. No, la scrittura etrusca addirittura ha provenienze indo-mongole, quindi figuriamoci. Lo sappiamo, però l'incidenza della cultura greca in quella cultura. Ah, certo, questo sicuro. Allora proviamo. Oh, qui, eccolo qua, Gregorio XVI, vedi? Eccolo qua, mi ricordavo bene. Eccolo qua. Pontefice Massimo, anno 1838. 38, pensi un po'. Vedi? Edificio ex ornandam veiorum colomnis insignium. Bellissimo, tutto scritto, guarda, non ci avevo mai fatto caso. Allora, vediamo se riusciamo a passare da qua. È di qua per forza. Qua. Sempre di qua. Io giravo di là, è uguale. Ma ti rendi conto
che oltre a essere qua rimangono col motore acceso. Certo, se devono scappare corsa. No, devono fare il carosello, devono fare i caroselli. Anche. Oh, vediamo qui come si propone la questione. Buongiorno. Buongiorno. Dovremmo salire a parlare con il direttore, il vice direttore, redattore capo, chi sia. Per l'altro ingresso, una volta a sinistra. Ah, grazie. Ma una volta non si trava da qua? Ah, apposta. Si è venduto mezzo palazzo. E da ora? Non l'aveva pagato niente. Lo so, gli hanno regalato gli americani. Ecco è qua. Chiudi. No, adesso vediamo qui com'è la reazione. Vediamo adesso. Allora, intanto c'è un campanello e non un accesso libero. Vabbè, una volta a chiunque. Hanno aperto. Si è ridotta qui. Ok. Buongiorno. Dunque, ci avremmo da depositare al protocollo l'informazione di una denuncia che abbiamo presentato contro la Fedeli ed altri, e quindi vorremmo avere una copia di una ricevuta di protocollo. Ma per noi in genere, diciamo, per una documentazione per un fatto. Ci faccia parlare con il giornalista. Ah, ecco il giornalista, è tutto qua. Tutti qua siete? No, stanno tutti. Come? Esatto, ci sarebbe. Ah, perché una volta c'era tutto secondo piano, mi ricordo. Li hanno ristretto. L'hanno veduto oppure. Allora, come voleva dimostrare, allora io ti faccio presente una cosa. Stai lontano, che sennò stai troppo. Fai scoppiare l'obiettivo. Allora, devi stare a un metro di distanza. Quando scrivono questi articoli, ci hanno perfettamente ragione. Sì, c'hanno anche loro fanno parte di questo dello show. Fanno parte del caravanserraglio, come diciamo sempre. No, ma il bello è. Allora, diciamo, riportiamo la notizia per chi ci vede o ascolta. Siamo stati adesso alla redazione del Il Tempo. Ah, dovevamo andare di là, Sì, vabbè. Siamo andati alla redazione del Tempo, dove abbiamo chiesto di ricevere copia della vidimata sì. Della denuncia che abbiamo fatto contro la Fedeli. Sì. Ci hanno risposto un po' meglio educatamente di quello che è successo al Messaggero, che loro non rilasciano copie di nulla, che però avrebbero letto con attenzione. Sì, ce l'ha detto un giornalista, l'unico giornalista che stava lì. Esatto, e che avrebbe poi considerato eventualmente di avere, visto che c'erano i nostri riferimenti, di ricontattarci per avere ulteriori enunciazioni esplicative. Esattamente. Quindi, che vuol dire? Voglio dire che non a ci conferma. Ma qui la faccia non ce la mette nessuno, solo il culo mettono, capito? Allora sono molto meglio il culo tranquillamente. Esattamente, tutti. Sono molto meglio quelle ragazze, quei ragazzotti, quei frocioni che lavorano col culo, perché a questo punto. Almeno ci mettono il culo loro, vero? Questi fanno i froci col culo degli altri. Bravissimo, questa è una delle frasi più belle di uno che in cambio di certe compromissorie questioni gli avevano dato in moglie temporanea un noto personaggio del bel mondo italiano, no? Tant'è vero che quando lui fu messo in galera, perché doveva andare in galera, perché doveva coprire qualcun altro, no? Da Caprio, non da Capro, da Caprio. Sì, e a quel punto giustamente lui dichiarò: è bello fare il frocio col culo degli altri, in quel caso era il culo suo. E in quel momento la buonona trovò la scusa per divorziare dal carcerato. Ah, vedi, porca zozza, mi sono scordato l'indirizzo. Via Monticelli 160. No, non è Monticelli. Vabbè, adesso è andando di qua, però. Sì, io mi ricordo dove sta, però sì. Non mi ricordo il nome. Non è Monticelli, l'avevi detto. Tipo Celli, finisce in Celli. Due
erano due nomi, mi pare. Due nomi. Con il, una... foglio, il foglio quotidiano sta sì. lì. Il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano sta lì, ecco. Il foglio non se ne parla neppure perché non è... No, per carità. Assolutamente. Ma per carità. È l'unico che... Manco se dare... mi paga 3 miliardi per dargli una notizia. Un do. Minimo di garanzie dovrebbe essere il fatto quotidiano. Comunque, questo mi deve servire. Via Tomacelli. Ma dove, no, allora manco, qua. no, non è via Tomacelli. Macelli. No, è una traversa di queste. Vabbè, adesso tanto lo troviamo subito. Qui c'è sta un giornalaio, lo troviamo subito. Ah, certo. Questi fanno la fila, vedi? Gli daranno un pezzo del pane. Se lo tolgono dalla bocca i cosi, i deputati. Che cos'è? Ah, non lo so io. Accettazione. Ah, accettazione corrispondente. Chi è? Si prega di non parcheggiare. Che cosa consegnate? Progetti, la presidenza del consiglio. Progetti di che genere? C'è un bando, ci sono diverse linee, progetti. Ma progetti per poi realizzare cosa? Beh, ognuno avrà il suo progetto. Ma progetto di che genere? Il bando prevedeva diverse linee, adesso non me ne ricordo. È un bando, tutte, sì. È un bando di concorso? Sì, sì. Ah, ok, quindi state cercando, diciamo, di proporre dei lavori, di eseguire poi dei lavori, oltre certo, sì, che dei progetti. Profit, sì. E nel caso suo? Nel caso mio io sto solo consegnando un progetto. Ah, di che genere non può dire? No, no, vabbè, perché non lo so cosa c'è dentro. Ah, ho capito. Grazie mille, buon lavoro, buona attesa. Bene, bene. Facite a fila. Pie illusioni proprio. Sì, appunto. No, è bello vedere queste file. Ai miei tempi in Inghilterra facevano la fila per andare a vedere un'opera teatrale, un film. Sai un metro, se no scoppio al video. Quando si parla di libertà di stampa in Italia è una pia illusione. Perché? Perché prima di tutto i giornali, la cosiddetta stampa libera, è tutta finanziata. E i giornalisti stanno tutti con il chiodo, capito? Andiamo di là intanto. Andiamo di qua. Capito? Che si sono sposati, che si sono scopati una suora. Questa è la faccenda. È tutto qui. La libertà di stampa e di pensiero è quella che applichiamo noi ogni giorno mandando a fare in culo il governo e denunciandoli. Perché sono dei delinquenti. E denunciandoli alla magistratura. E se li incontriamo per strada sputandogli addosso. Quella è la libertà. Come me. E invece anche quelli che fanno i cosiddetti oppositori dell'ultima generazione, dell'ultima ora, dell'ultimo momento, che hanno partecipato a qualche piccola manifestazione, dicono che sono oppositori, ma quando dici va bene, metti la tua firma su questa denuncia, oppure replica una delle tante denunce che abbiamo fatto. Ricevuta che ti ho dato sto foglio, no, manco per sogno. Neanche quella responsabilità lì, vaffanculo. Sto cazzo. Metti la firma su sto cazzo. Che hai ricevuto sto cazzo. Oh, qui siamo a Corso Street. Sì. Corso Avenue. Giusto, è Corso Avenue. Avenue. Di qua. Dobbiamo andare a via Monticelli. Oh. Sì, e allora qua a metà, a sinistra, finisce in Celli. Ma non è che per caso era la vecchia sede del manifesto? Può darsi. Finisce in Celli e qui a sinistra fra tre o quattro traverse. Dove uno stronzo una volta andò a portare... Arrivare al punto di dare la notizia, di offrire gratuitamente la notizia che una volta si pagava ai giornalisti e questi dicono no grazie non ce ne frega un cazzo. È allucinante, è di una follia logica assoluta. Ed è l'Italia di oggi.
Ma non è una illogicità, è una rappresentazione della corruzione del sistema. Esattamente. Cioè qui siamo al sistema più corrotto immaginabile. Non solo che prevede la partenza della corruzione fin dalla nascita dell'informazione. Quando tu dai l'informazione fasulla e questa informazione non è poi possibile criticarla o in qualche modo censurarla o modificarla o rettificarla, no, è chiaro che tu vivi in un mondo irreale, vivi in un mondo fasullo, tipo Truman Show. Corrotto può anche avere una ragione personale, quindi concreta, qui non c'è, qui c'è l'assenza totale di coscienza, questa è la cosa più importante, perché senza ragione... Di consapevolezza? Sì, coscienza. Certo, ma meglio dire consapevolezza perché è più chiaro. Allora, dovrebbe essere questa. Ma poi voglio dire, ma nelle gare alla corte, ma nelle... Carlo Goldoni, vediamo quella che è. Dovrebbe essere questa. No, quella è quella. Chi sa da tuoi? Come sede dichiarata ufficialmente sul sito web del Foglio Quotidiano, del Fatto Quotidiano, c'è a Roma la sede in via Tomacelli 160. Allora qui siamo a via Tomacelli, eccolo qua, via Tomacelli, non sta, non vedo più. È lì via Tomacelli. Sì, ho capito, non riesco. 164. Via Tomacelli, eccolo qua. 164. L'ho capito, l'ho visto, stavo cercando di inquadrarlo. E qua c'è il numero 160. Allora via Tomacelli 160 è qua. È un fantasma. Però qui non c'è manco il citofono. È un vero fantasma. Non c'è manco un citofono. Fatto Quotidiano. È il non Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere forse vicino. Andiamo a vedere forse qua vicino, magari al 158. C'è il Fattaccio Quotidiano 158. Andiamo qua, va. Andiamo a sentire. No, non c'è, Roma. Ho capito, andiamo a sentire se sanno qualcosa. Andiamo di là. Questo è il Fattaccio Brutto Quotidiano di via Merulana, no? Di via Tomacelli. Oh, facciamo il giro dell'isolato, andiamo a vedere, ci sarà un buco, forse qua. Vedi? È tutto blindato, guarda che roba. Addirittura qui non c'è proprio l'intenzionalità di ricevere alcunché. Qui si abita, sai che ci abita qui? L'uomo mascherato. No, ci abiterà sicuramente qualcuno del nobilato, del patriziato nero romano. Questo è tutto il proprietario del centro. Giorgio, belle pagine del jazz europeo. Di chi è questo pezzo? Non lo so io. Charles Trenet. Dici? No. Di chi è questo? È un bamboccio, è un cane, ma vale molto di più di questi uomini che noi diciamo che vorremmo incontrare. È chiaro? Oh, qui siamo a via del corso, eh.
Louis Armstrong, grande Louis Armstrong. E questo mi ricorda quel bellissimo film. What a wonderful world. Quel bellissimo film. Quel bellissimo film con dei grandi attori, che poi praticamente c'è uno che un'anima che si impossessa di una persona, te la ricordi? Molto bello. Ma autori di altro. Non me lo ricordo. Vabbè, proviamo a far giro, dai, che vediamo se questi ci sono. What a wonderful world. Bianche, slavate. No, non te, lei. Che cazzo era? C'era da dire qualcosa? No, mi fai un cazzo. Senti, io già che sono qui dovrei fare un acquisto di certi francobolli. No, 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 dai. Allora, un altro giornale dove sta aspettando... No, qui non c'è sta nessuno. Gli unici attendibili. C'è la Repubblica. No. Corriere. Il Corriere aveva una sezione romana che lì ti rispondono, dice no, dovete mandarlo a Milano, tutte queste. No, no. Vabbè, l'unica, allora, conclusione del piccolo tour di oggi, sì, è che abbiamo visto tanti bei culi. Abbiamo visto, sì, tanti bei culi qua attorno, ma nella realtà poi il discorso è che la pubblicità non esiste più, la pubblicità non, non intendendo la pubblicità delle informazioni, della conoscenza, la pubblicità della comunicazione, ecco, la diffusione dell'informazione in pratica è in mano a una oligarchia che non ha più nessun contatto con la realtà oggettiva sul territorio. Perfetto. E quindi siamo di fronte a una situazione di ulteriore colpo di stato informativo che colpisce ovviamente tutti i cittadini con l'apparente lotta fra l'opposizione politica, pseudo-opposizione politica e il governo e il Parlamento di maggioranza. Quindi questo a dire che viviamo in un circuito logico comunicazionale del tutto dittatoriale, del tutto monopolizzato, del tutto incongruente rispetto alla realtà, e quindi non c'è nessuna coerenza con la realtà sul territorio, e noi viviamo sui presupposti teorici di una masnada di manipolatori dell'informazione che creano una pseudo libertà di stampa quando in realtà abbiamo una oligarchia a capo dell'informazione che ci passa le veline esattamente come faceva l'ovra fascista, solo che qui con l'apparenza della realtà effettiva. Durante il fascismo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, i direttori dei giornali avevano i coglioni così ed erano molto molto indipendenti, ma non perché fossero antifascisti, perché erano fascisti, ed erano fascisti e avevano il massimo rispetto della loro indipendenza. Quella è stata la questione diversa. E oggi sono falsamente democratici. No, democrazia è una parola non si dà niente. Sono falsamente avversari dal punto di vista politico, in realtà sono gente che si piglia a calci nei coglioni per mangiare alla stessa greppia. Questa è la realtà vera. E l'abbiamo tastata di oggi ed è una normale, uno potrà dire, procedura. Avete un'esperienza limitata, ma è sufficiente. È la dimostrazione in pochi casi, abbiamo visto 3 o 4 casi, in cui è evidente la manipolazione e la gestione dall'alto dell'informazione. No, l'informazione è la prima cosa che deve venire dal basso, perché è dal basso che si crea l'informazione, il fatto, la vicenda, l'evento. Ed è il degno compendio del viaggio che abbiamo fatto l'altro giorno per i ministeri. La stessa cosa. I ministeri sono due lati di una stessa forca. Esattamente. La forca che noi metteremo in piedi per entrambi. Esattamente. Quanto prima. Per entrambi tutte le categorie, non i due individui. Prima. Per entrambi le categorie. Quanto perché prima. Il caos attuale si fonda sul tridente.
magistratura inadempiente, incapace, incompetente, politica asservita alla multinazionale della finanza internazionale e informazione e deformazione della verità attraverso la manipolazione e la disinformazione gestita da quella casta ristrettissima di pseudo giornalisti venduti alla finanza internazionale anche loro. Ecco, quindi questo è lo scenario generale. Di fatto noi in questi giorni abbiamo fatto non a caso 3 colpi di mano proprio per vedere e dimostrare anche proprio fisicamente nella realtà dei fatti che cosa succede al povero cittadino che va a cercare di barcamenarsi e cercare di agire secondo i dettami della logica che ormai non esistono più. Esattamente. Perché sottratti dall'interesse privato, eccola lì la libertà, la cosiddetta liberalizziamo tutto. Liberalizza sta minchia. Liberalizza sto cazzo proprio, scusa C'erano quelle che se ne sono capato per intero. Noi gliel'abbiamo detto a quelle ragazze. Poi bene, allora qui siamo nella pazza. Qui siamo nella pazza folla. Sì. The full crowd. The full crowd. Esattamente. Ecco qua. Allora, facciamo una cosa. Vabbè, ormai sono. È l'unica, ecco qua. Balla! Baila, baila, baila! Baila! Allora, andiamo. No, chiudi. No, no, andiamo che registro. No, io volevo andare lì a vedere se ti... Ma dai, che cazzo! Ma che dai, thank you very much, grazie, un'offerta per noi, thank you. E allora perché fai la foto? Vai avanti. Vabbè, questo è un luogo pubblico, registro tutto quello che voglio. E allora così? Sì. A te. Allora, ecco qui, vedi, questi hanno più testa dei nostri deputati, senatori, no, uomini di governo. A dimostrazione. Che vogliono pure i soldi. Cioè, rompono il cazzo, vengono qui immigrati clandestini, rubano i soldi all'economia generale perché sono rubati e vanno a finire all'estero questi soldi. E poi quando vieni a applicare un tuo diritto di cittadino di informazione ti dicono che me devi pagare. No, me devi pagare. Oltretutto. Falle vedere queste senza testa. Hanno molto più testa dei nostri deputati e senatori, per non dire dei governanti, per non dire del nostro amico Cazzio. Cazzio obiettivamente ci sta benissimo qui.